La mostra oggi qui alla Casa della Cultura, la mostra della collezione di Gaele Covelli. Sì, oggi è tecnicamente l'ultimo giorno della mostra, che però possiamo già anticipare che verrà ancora prorogata per qualche altro mese, dato innanzitutto il successo di pubblico e poi ovviamente l'alta qualità sia delle opere esposte sia del percorso che siamo riusciti a creare insieme all'amministrazione. Oggi è una giornata particolare perché mettiamo a frutto uno dei partenariati che abbiamo avuto per questa mostra, che è quello con l'UNICAL, con il Dipartimento di Studi Umanistici, con la professoressa Giovanna Capitelli e il professor Leonardo Passarelli, che sarà qui ad intervenire insieme alla dottoressa Maria Saveria Ruga, che ci parlerà anche lei delle opere di Gaele Covelli, proprio perché abbiamo un doppio partenariato, che è quello insieme all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, per quanto riguarda Gioie Materne, uno dei quadri che esponiamo qui. Quindi una collezione bellissima che vale la pena di vedere, è un approfondimento scientifico e tecnico da parte dell'università e di quanti interverranno oggi a disposizione della comunità, delle scuole, per parlare in maniera approfondita di Gaele Covelli e di come queste opere sono entrate in possesso dell'amministrazione comunale, quando sono state restaurate, quando sono state acquistate e cosa oggi c'è da dire e da fare ancora per portare in auge la figura di Gaele Covelli. Qual è la particolarità di questa collezione? La particolarità di questa collezione è che, essendo stata acquistata dalla vedova dell'artista, che ha avuto un epistolario privato con l'amministrazione e il susseguirsi dei sindaci di Crotone, abbiamo a che fare con dei ritratti familiari. Quindi in realtà è ancora più preziosa perché all'interno della terra che diede i natali a Covelli vengono conservati i ritratti dei suoi affetti più cari. Abbiamo infatti il ritratto della moglie, del padre, del suocero, del fratello, dello zio che lo ospitò, e in particolar modo abbiamo anche il suo autoritratto, che è una delle opere più belle, che egli stesso aveva lasciato alla moglie come pendant dell'altro quadro e che quindi è stato acquistato. In più abbiamo due delle opere a tema sociale che sono fra le più belle della sua produzione, proprio Gioie Materne e Croce Rossine, per cui un percorso che ci rimanda un artista a 360 gradi, quindi il suo grande talento di ritrattista e poi quella che era la sua poetica per quanto riguarda le storie di genere. Quindi ritraeva questa popolarità, questa popolazione calabrese, dandole sempre quest'aura di personaggi coraggiosi, mai patetici. Ultima domanda: dove si può collocare, dove si colloca come artista Gaele Covelli? Allora, Gaele Covelli, abbiamo quest'artista fine 800, fine 800, inizi 900, e si colloca appunto fra i ritrattisti di inizio 900, allievo di Domenico Morelli, studiò a Firenze e ovviamente è un po' in controtendenza in tutta quella che era l'avanguardia, che invece in quegli stessi anni stava prendendo piede in Calabria e in Italia.